Signore e signori, buon pomeriggio, da Umberto Mori. Sono il clarinettista del duo Noi e le Note e mi trovo nella base logistica, tra virgolette, del duo, nel salotto Pirruccio. E oggi, mi intratterrò piacevolmente per un po' di tempo con, il maestro Casarin Rizzolo in relazione alla conferenza che tengo proprio oggi presso Spazio Veneziano, una conferenza dedicata al grande direttore d'orchestra tedesco Carlos Kleiber, del quale quest'anno ricorrono i 15 anni della morte. Perché il maestro Silvia Casarin Rizzolo? Perché il maestro Silvia Casarin Rizzolo, gentilmente ospite oggi nel salotto Pirruccio, è stata l'unico allievo del grande Carlos Kleiber. E al maestro Casarin Rizzolo io porrò una serie di domande che riguardano ovviamente la figura di questo grande direttore d'orchestra, che è considerato il più grande direttore d'orchestra del XX secolo. Silvia Casarin Rizzolo. Grazie Umberto, è molto bello essere qui oggi a parlare del mio grande maestro e quindi sono molto contenta di poter ripercorrere alcuni momenti importanti della mia vita con lui insieme a te. Ti ringrazio molto per la tua gentilezza e la tua disponibilità ad essere qui con noi oggi. Allora, le domande, come diceva un famoso conduttore della TV, sorgono spontanee, una serie di domande sorgono spontanee. La prima di queste, che è quella più curiosa, almeno per me, Carlos Kleiber, com'era nel privato? Nel privato. Beh, posso dirti com'era in generale, come l'ho vissuto io, e devo dire che stiamo parlando di una deità artistica. E uso a proposito questo sostantivo al femminile proprio perché la sua direzione d'orchestra e la sua visione musicale, così piene di armonia, di grazia, di magici fluidi, di grande generosità, ricorda appunto l'eterno femminino. Come tutte le deità, ovviamente Carlos Kleiber aveva una personalità molto complessa. Quindi poteva passare da uno stato d'animo all'altro in maniera molto veloce e molto repentina. Io ho ricordi di lui di grande tenerezza, di grande dolcezza e alcuni anche di arroganza intellettuale come solo gli artisti veri sanno essere e anche di insicurezza come solo i grandi artisti sanno essere, ma sempre comunque estremamente autentico e dolcissimo. Quindi una sana e spontanea arroganza intellettuale fa anche bene alla figura del direttore d'orchestra. Ci sta. È necessario e soprattutto si conforma quando tu hai una visione musicale estremamente precisa, ne sei convinto e l'hai approfondita al 1000% e la vuoi esprimere con tutto te stesso. Lui passava i suoi giorni li passava studiando, amando tantissimo questa dimensione del silenzio, della solitudine, dello studio, quindi alla fine arrivava per ogni brano che doveva eseguire ad avere una visione lucidissima e quindi non era disposto a trattarla. Lucidissima e penso anche meticolosa. Assolutamente meticoloso, la perfezione proprio era una sua cifra stilistica. Dunque, tu sei stato il suo unico allievo. Nella dimensione di didatta, che aspetto avevo? Allora, si può parlare di Carlos Kleiber come un grande didatta passivo, nel senso che le sue esecuzioni sono state mondialmente ritenute da tutti estremamente geniali e fantastiche, per cui il suo essere didatta è stato semplicemente un modo collegato al suo essere. Noi tutti abbiamo imparato dai video e dai concerti di Carlos Kleiber. Se parliamo invece del suo essere didatta in senso attivo, devo dire la verità che io mi sento proprio una eletta da questo punto di vista perché sono stata l'unica persona che ha avuto la possibilità di poter continuare un rapporto per tanti anni, dal 1995 sino alla sua morte, un rapporto professionale, di studio, di diffusione proprio delle nostre personalità, di incontro, di dialogo professionale, è partito dal punto di vista artistico e poi ovviamente con la confidenza negli anni reciproca, alla fine mi parlava di tante cose anche della sua vita, quindi ed è stato un rapporto che è nato
una capacità di diventare didatta attivo stimolata dal fatto che io comunque l'ho cercato per tutta Europa, cioè mi sono tra virgolette conquistata l'ho scovata, l'ho cercato per tutta Europa, in tutti i teatri più importanti del mondo. Andavo lì proprio, mi ricordo poco più che adolescente, e chiedevo candidamente dove fosse Carlos Kleiber, così, partendo dall'Italia. Ogni volta arrivavo lì, loro mi guardavano dicendo: ma questa pazza italiana, che cosa vuole? Nessuno sa dove vive Carlos Kleiber. In effetti ci ho messo anni alla fine per venire ad incontrarlo, e alla fine è arrivato lui a me, perché ho scoperto, leggendo un giornale, un giorno, un articolo del Corriere della Sera, che ci sarebbe stata una premiazione molto importante al teatro alla Scala. Era appunto il 95, il premio alla bacchetta d'oro disegnata dalla famiglia Buccellati. Veniva consegnato da Riccardo e Cristina Muti in una cerimonia molto ristretta alla Scala. Tra l'altro loro sono grandi amici, sono molto, stati molto grandi amici. Un grande stimatore di Riccardo Muti, di Carlos Kleiber, sì. C'era un affetto vero tra loro due e assolutamente una grande stima reciproca. E io mi ricordo che all'epoca non vivevo ancora a Milano, perché studiavo ancora, ero piccolina, dovevo ancora diplomarmi in pianoforte, però il desiderio alla fine di poterlo incontrare è stato talmente grande che ho preso un treno alle 5 della mattina, un altro viaggio molto stupendrang come tutti gli altri, e mi sono presentata davanti alla Scala senza biglietto e mi sono un po' così confidata con la maschera che era lì all'ingresso principale, raccontandogli che appunto era da anni che lo cercavo per tutta Europa. E un po' così dispiaciuta del fatto di poterlo avere così vicino e di non poterlo vedere. Anche c'era, mi ricordo, una signora deliziosa accanto a me che mi guardava e sorrideva. Io ho guardato e ho detto: signora, non c'è proprio niente da ridere, questa è una tragedia. Lei mi fa: no, ma stia tranquilla, io sorrido perché lei non sa chi sono io. E chi è lei, signora? Io sono la figlia di Gino Marinuzzi, direttore d'orchestra di fama internazionale contemporanea di Toscanini. E la sua storia mi ha veramente commossa, mi ha detto, per cui oggi con questo biglietto lei entra con me. A me sembrava detto che ce l'ho convinto, veramente eravamo sedute vicine, un'amicizia poi con questa signora Marinuzzi che è durata per tantissimi anni. Quando io poi mi sono trasferita a Milano andavo sempre a prendere il tè da lei, mi raccontava di suo padre, delle tournée che facevano, quindi una cosa bella di solito ne porta sempre un'altra. E quindi entriamo e alla fine io riesco a vederlo. E lo blocco proprio fisicamente mentre mi si avvicina per passare da un salone all'altro e gli racconto la storia, gli dico proprio che l'avevo cercato, che avevo questa lettera, che era girata... Lui parlava anche italiano? Sì, lui parlava bene italiano. E quindi gliel'ho data e mi ricordo che c'era Riccardo Muti che la tirava dal braccio per dirgli: maestro, guardi che c'è la cena d'onore che la sta aspettando. E Carlos gli ha detto: io voglio sentire prima che cosa da dire a questa signora. E quindi mi ha preso la mano, la mia mano, l'ha messa qui nel suo petto e mi guardava fisso con quei due occhi blu. Io in quel momento proprio il mondo si è fermato, cioè saranno stati 5 minuti ma sono durati una vita. Ci guardavamo e lui mi chiedeva e gli raccontavo e gli faccio: maestro, guardi, per me sarebbe una cosa bellissima anche solo che lei la potesse leggere questa lettera. E lui mi ha detto: io farò ben di più, quando torno a casa risponderò fra 10 giorni precisi. Anche io torno a casa felicissima e non immaginavo che avrebbe risposto, pensavo che sarebbe stata una frase così gentile come si usa dire a volte. Invece dopo 10 giorni precisi mi ha risposto e mi ha scritto una lettera di cui mi piaceva molto bella, nella quale mi diceva che era stato molto contento di quello che io gli avevo detto, ma che era passato molto di più da quello che io non gli avevo detto e che i miei occhi avevano detto tutto quello che lui aveva bisogno di sapere. Per cui ha detto: io ho una vita particolarissima. Allora lì in quell'occasione mi ha raccontato della sua solitudine, del suo bisogno di silenzio, di lavorare anche poco, di dedicarsi ad un'opera per molto tempo prima di arrivare a concepirla, a sentirla veramente completamente sotto il suo controllo ed avere una visione completa. Per cui ha detto: io non insegno, non ho mai insegnato, ma sentire quello che tu mi hai detto e guardarti mi ha fatto capire quanto la musica sia importante per te, e quindi io ti insegnerò tutto quello che tu vorrai per via epistolare, mi chiederai qualsiasi cosa, poi ci potremo incontrare, verrai ai miei concerti. E da lì è incominciata una corrispondenza bellissima che è durata appunto tutta la sua vita. Una storia meravigliosa. Bellissima. Una favola, veramente una favola. Forse uno dei regali più belli che ho avuto. Sicuramente. Il Carlos Kleiber, perfezionista per quello che riguarda la musica e nemico della routine che circonda un po' la figura del direttore d'orchestra. Sì,
questo lui era un perfezionista. Lui era assolutamente un perfezionista, direi quasi ossessivo. Sì. Mi viene in mente un raffronto che non posso non fare, che penso gradirai, perché riguarda due direttori, appunto io ho frequentato appunto Carlos Kleiber da un lato, e poi un altro grandissimo direttore d'orchestra, della quale io sono stata sua assistente per qualche tempo, che è il maestro Zubin Mehta. Ecco, perché li nomino? Perché sono, secondo me, i due direttori d'orchestra più lontani che possono essere, diciamo, concepiti, vissuti, che possono rappresentare due tipologie. O magari apparentemente. No, io che li ho conosciuti abbastanza da vicino, devo dire la verità. Sono ai poli opposti completamente, ed entrambi così interessanti. Io devo dire che ho un ricordo meraviglioso del tempo passato a studiare, a lavorare con il maestro Mehta. Perché li confronto? Proprio per questo. Maestro Mehta è molto difficile che abbia una serata libera, dirige sempre. Sì. Quando io ero suo assistente al Maggio Musicale Fiorentino per Otello, aveva, o nozze, non mi ricordo, ma credo Otello, aveva una sola sera libera, e sapevo che aveva avuto un periodo lavorativo veramente molto intenso, perché era stata una produzione molto impegnativa. Ovviamente qualsiasi direttore avrebbe detto: che bene, almeno posso riposarmi questa sera. Lui in quella sera ha preso l'aereo privato, è andato a Monaco di Baviera a dirigere, credo, Falstaff. È qualcosa di incredibile la capacità, intanto la tenuta fisica, il controllo, ma anche questa capacità di dirigere titoli diversi ogni sera. È spossante. Ecco, un atteggiamento di questo tipo sarebbe stato veramente da malattia psicofisica per Carlos Kleiber, perché non avrebbe retto né fisicamente né psicologicamente e emozionalmente. In effetti non è una cosa che possono sostenere tutte le persone. Sì, e questo riguarda non soltanto... Poi parliamo di opere liriche. Esatto, e molto impegnative anche fisicamente, di molte ore. Esatto. Durano di meno. Per cui viene da chiedersi, no, questa domanda, e anche dipende molto, sono molto diverse per quanto riguarda il rapporto proprio con l'orchestra, che è un altro punto cardine importantissimo per comprendere la figura di Carlos Kleiber. A me una volta Mehta ha detto che doveva dirigere, proprio in quel periodo lì, dopo Otello, un concerto con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino che l'avrebbe diretto a memoria. Io lo seguivo in quei giorni, sapevo che lui non aveva avuto il tempo fisiologico per studiare, per imparare tutti i passaggi a memoria. Allora mi sono permessa, visto che insomma c'era anche un buon rapporto di molta empatia e anche confidenza, gli ho detto: ma maestro, forse non lo sa questo programma tutto a memoria, come fa ad avere il coraggio di dirigerlo con un'orchestra così importante? E lui mi ha detto: perché bisogna appoggiarsi all'orchestra. Se tu ti appoggi e sai che è un'orchestra di professionisti, e tu lo stesso lo sei, puoi anche permetterti di fare una cosa del genere senza saperlo perfettamente. Quando mi ha detto questa cosa, io non ho potuto immediatamente pensare a Kleiber. Ecco, Kleiber che metteva in discussione se stesso, dopo mesi di studio di una partitura, ancora aveva l'incertezza di dire: ma l'avrò completamente risolta, riuscirò a fare tutto quello che voglio fare. Quindi questo alone, sono proprio due comportamenti di insicurezza che lo ha circondato per tutta la vita, era veritiero. Sì. A me ha veramente commosso un giorno quando mi ha scritto: per me la parte più difficile non è dirigere, ma è fare le prove. Mi ha scritto: quando io arrivo di fronte ad un'orchestra, se sento che non si crea subito quel momento di empatia per cui loro capiscono e vengono verso di me, io soffro talmente tanto che potrei girarmi e andare via all'istante. Questa cosa è commovente, perché stiamo parlando del direttore d'orchestra, per me e per tanti, più geniale del mondo. Per questo dico, l'arroganza intellettuale per certi aspetti di dire: sì, questo è quello che devo fare, questa è la visione che deve venire, però l'insicurezza di ritenersi molto spesso, non dico non all'altezza, ma di pensare di non riuscire a creare proprio quel colore. Questa sinergia che si crea con l'aspetto psicologico del legame, del rapporto con l'orchestra, era una cosa per lui molto combattuta, molto che gli procurava anche una certa sofferenza, una difficoltà. Non era una cosa così. Invece questo, per questo vi raffrontavo, invece Mehta,
Meta ha una tale armonia dentro di sé, una tale pace interiore, e tu lo vedi quando arriva davanti all'orchestra, lui arriva e fa un sorriso, cioè la beatitudine, e trasforma questa sua serenità, proprio questo suo modo di lavorare, anche negli altri, che tutto è molto sereno.